Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Avete fatto anche voi le vacanze? E come facciamo a riprendere a cantare dopo le vacanze? Cantare in libertà. Ciao ragazzi, ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Io vi volevo dare dei consigli su come fare per riprendere l'attività canora subito dopo essere stati fermi qualche mese, un mese, due, dipende. Comunque, come tutte le attività, anche il canto ha bisogno di una ripresa graduale. Quindi, se andate in palestra, sapete bene che sollevavate dei pesi che adesso conviene non sollevare più o comunque fare di meno ripetizioni in modo che il corpo di nuovo si abitui a quell'attività a pieno ritmo. Allo stesso modo nel canto avviene la stessa cosa. Quindi noi dobbiamo innanzitutto, quando riprendiamo a cantare, riprendere piano piano e la cosa più importante è riscaldare la voce davvero anche un po' di più prima di cantare una canzone. Quindi quello che io vi consiglio è fare intanto un esercizio per il diaframma, quindi cominciare con mettere in moto un po' i muscoli del diaframma. Facciamo quindi degli esercizi che ci portino a far lavorare bene questa zona. Quindi ricordiamoci di respirare con il diaframma, quindi respiriamo dal naso lentamente e poi facciamo esercizi tipo oppure in modo che riattiviamo il diaframma. Comunque c'è una puntata dedicata a come riscaldare la voce in 5 minuti e vi lascio un link in descrizione in modo che possiate guardarla. Poi subito dopo, se abbiamo la possibilità, facciamo dei vocalizzi. Chi non ha la possibilità di farsi accompagnare al pianoforte con dei vocalizzi trova su questo canale delle puntate proprio specifiche sui vocalizzi. Andatele a guardare e state attenti a non andare mai troppo all'estremità della voce, altrimenti si può affaticare. Come succede in palestra, riduciamo un po' il peso all'inizio, quindi anziché arrivare a delle note così acute, magari come eravamo abituati a fare, proviamo a stare in un range più corto all'inizio e poi vi accorgete voi stessi fin dove ce la fate. E nei giorni che si susseguiranno, provate ad aumentare sempre un po' di più, piano piano. Quindi vi lascio un link anche delle puntate riguardanti i vocalizzi. C'è una playlist, potete guardarla, si chiama proprio Vocalizzi. Dopo esserci riscaldati almeno per una ventina di minuti, come minimo, fatelo perché è importante, cominciamo a cantare una canzone. Magari vi faccio un esempio, se è una canzone che facevamo prima nella sua tonalità originale, ad esempio See the sun set in your eyes, see the dawn twist in your side, questa canzone va in alto. Accorgiamo che questa canzone risulta un po' acuta, prima di ritornare a fare questa tonalità, scendiamo un po', facciamo per esempio un tono più sotto, meno 2 per quanto riguarda chi si intende di karaoke, e quindi risulterà così. Without you, oh, I can't
quindi il senso è proprio quello di riprendere piano piano fino a raggiungere poi l'attività come quando l'abbiamo lasciata a giugno o a luglio. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto e spero che ascoltiate i miei consigli per riprendere in modo giusto a cantare e buon autunno, sta per arrivare.